a tutti amici e benvenuti ancora una volta sul mondo di Cree. Oggi vi porto una collaborazione, si tratta di L'oblio nei tuoi occhi, un libro che io ho letto in digitale. È un libro molto particolare, è un thriller barra drammatico che ci racconta la storia di una ragazza. La storia di una ragazza che perde la memoria durante un gravissimo incidente e oltre alla memoria perde anche tutti i suoi familiari. È una ragazza giovane che subito entra, diciamo così, nelle grazie del neurochirurgo che la segue. Uomo che appunto si prende molto a cuore questa ragazza, tanto da accoglierla nella propria casa quando lei viene dimessa. Un po' perché gli fa tenerezza, un po' perché ha dentro di sé una mancanza, non è insomma diventato padre, quindi ha questa mancanza, questo buco nel cuore che cerca di riempire appunto avvicinandosi a questa ragazza, anche d'accordo con la moglie. E seguiamo appunto le vicende della protagonista che viene, diciamo, assalita da continui flash, soprattutto durante le sedute ipnotiche dallo psichiatra. Sì, perché in realtà il dottore, ovvero colui che la adotta, tra virgolette, le tiene nascosto che oltre ai genitori in quella casa c'era anche un bambino, ovvero Elia, il figlio di soli 4 anni, di cui lei appunto però non ricorda assolutamente nulla, ha dei flash, ha delle sensazioni che a volte la portano ad avere dei dubbi o a intuire qualcosa, ma comunque non in maniera chiara. Quindi noi seguiamo questo suo percorso e perché è un thriller psicologico anche, perché in realtà dietro questo gravissimo incidente c'è qualcosa. Ci sono dei vicini molto strani, dei vicini che si intrufolano spesso nella quotidianità della famiglia, che li osservano anche di nascosto e li disapprovano. E quindi qualcosa intuiamo già dalle parole dell'autrice. Insomma, qualcosa di oscuro, qualcosa di losco e torbido si annida nelle pieghe del passato. È molto interessante vedere come l'autrice ha dato una personalità molto incisiva ai personaggi, dove abbiamo infatti marito e moglie che si avvicinano a questa ragazza anche un po' egoisticamente per saziare una loro mancanza, ma il loro rapporto diventa quasi ossessivo a volte, troppo protettivo, troppo, a volte troppo sopra le righe, diciamo così. Mentre la ragazza, dal canto suo, da una parte vuole ricordare ciò che era, ciò che è stato, vuole ricordare i suoi genitori, vuole ricordare il suo passato, quello che è stato il suo passato, ma dall'altra ha troppa paura di soffrire. E quindi arriva persino a un certo punto dove lei
cerca proprio di dimenticare, di seppellire anche quei piccoli rimasugli che ogni tanto le saltano in mente. Però è anche una ragazza molto determinata, essendo anche molto giovane. Decide di riprendere in mano la sua vita, tornare piano piano a studiare, a crearsi un futuro e anche aiutata comunque dall'affetto e dal supporto della famiglia adottiva. Però si sa, dal passato non si può scappare, e infatti il suo passato torna a bussare alla porta. Nel frattempo noi facciamo dei salti temporali tra passato e presente, perché appunto l'autrice ci accompagna in questo viaggio un po' tra il passato, un po' tra il presente, per avere un'idea chiara di quanto è successo quel tragico giorno. Quindi noi conosciamo la protagonista da bambina quando incontra Andrea, un ragazzo con il quale stringe subito un'amicizia esclusiva che preoccupa i genitori anche in un certo momento. E infatti tra i due poi ciò che era amicizia diventa amore. Lei rimane incinta e però una volta che lei appunto si confida con Andrea e gli dice che è rimasta incinta, lui la spiazza totalmente, dimostrandosi una persona egoista, una persona fredda, una persona manipolatrice, e quindi fra i due c'è uno stacco perché lui non vuole il bambino, lei invece decide anche con l'aiuto e l'appoggio della sua famiglia di portare avanti la gravidanza. Quindi fra i due c'è questo stacco, lui sparisce totalmente, va a studiare all'estero e lei rimane appunto con la sua famiglia a continuare gli studi e insieme ad occuparsi del piccolo Elia. E qui mi stopperei perché altrimenti vado troppo nel profondo della storia e comunque è un libro, una storia che si deve conoscere piano piano, si deve gustare, proprio come ho fatto io. Vi posso dire che è una storia molto interessante che mi ha intrigato e mi ha tenuto con il fiato sospeso fino alla fine. E mai mi sarei aspettata, diciamo, la svolta nelle indagini che c'è stata. Non me lo sarei aspettato. Avevo capito qualcosa, avevo intuito, ma non avrei immaginato che gli accadimenti si svolgessero in un certo modo, diciamo così. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto anche lo stile di scrittura dell'autrice, che è intrigante ma allo stesso tempo scorrevole e giusto, nel senso che lei lascia indizi qua e là, incuriosendo il lettore, portandolo a procedere velocemente proprio per sapere il finale, per capire cosa è successo quel giorno. Ma dall'altro è stata brava a non dire troppo. Magari una persona più intuitiva di me, perché io dico la verità, io nei gialli thriller difficilmente riesco a capire chi è il colpevole. Lo dico chiaramente, non sono una detective, non sarebbe il mio lavoro. Però comunque, magari altre persone avrebbero capito più facilmente tutto, magari anche subito. Io invece ne sono rimasta sorpresa e quindi per me è stata piacevole come lettura. Che dire, la consiglio a tutti quelli che amano il genere,
e che vogliono una storia torbida, tormentata, ma anche profonda e piena di sentimento. Infatti, io molto spesso mi sono trovata vicino emotivamente alla protagonista perché mi immedesimavo in lei, cercavo di pensare a come cosa si prova a perdere se stessi, a non ricordare chi si è, a non ricordare nemmeno i volti delle persone amate. Deve essere una cosa davvero difficile. E quindi mi sono lasciata prendere dalla storia, e quindi non posso far altro che consigliarvene la lettura. Bene, amici, spero che questo video vi sia stato utile per scoprire un libro interessante che può piacere anche a voi. Se così fosse, ne sono felice. E vi invito a mettere un pollicino in su e iscrivervi al canale attivando la campanella se volete rimanere aggiornati su ogni mio nuovo contenuto. Io ora vi mando un bacio, vi saluto e come sempre vi auguro una valanga di bellissime letture. Ciao amici, alla prossima!